Sempre con Cecchetti qui a Cugiono approfittiamo dell'occasione per chiedere un suo commento sui fatti accaduti ieri a Salvini in Toscana. Ma la situazione è sicuramente grave, pericolosa, perché Matteo Salvini sta facendo, come tutti gli altri, la campagna elettorale, in questo caso in Toscana. Deve avere la possibilità, perché siamo in un paese democratico, di poter esprimere le proprie idee. E il fatto che, soprattutto negli ultimi giorni, la tensione sia salita a questo livello. L'altro giorno abbiamo assistito a una scena che io non vedevo e non avevo mai visto, onestamente, di persone che addirittura sono arrivate a sputare in faccia a Matteo Salvini. Uno può non condividere le idee, però deve lasciare la possibilità a tutti di esprimerle. Io credo che sia una cosa scandalosa il fatto che a Salvini venga in questo momento impedito di esprimere le proprie idee. Ribadisco, ognuno poi la può pensare come vuole, ma non può impedire a una persona di esprimere le proprie idee, perché altrimenti non c'è più democrazia. C'è una polemica col ministro Alfano perché di fatto sta diventando impossibile, e lo Stato non riesce a garantire il fatto a un esponente politico come Salvini, come tutti gli altri, senza nulla togliere agli altri, di poter fare quello che deve fare, cioè stare tra la gente, raccontare, parlare, spiegare, ascoltare. E se lo Stato non riesce più a garantire questa cosa, vuol dire che è uno Stato che è fallito. Quindi, se il ministro Alfano non è in grado di garantire la sicurezza a Matteo Salvini, è meglio che forse torni a casa sua e si dimetta. Grazie. Prego.